Dal Vangelo di Luca. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Siamo nel tempo di Quaresima, non potevamo non scegliere qualcosa che ci rimandasse a quella porta della Pasqua che è il mistero della croce. E ho voluto scegliere questo Vangelo di Luca perché nella brevità di questi quattro versetti in realtà c'è un programma cristiano che dovremmo avere sempre chiaro ma che continuamente invece ci sfugge all'attenzione. Forse perché le cose che Gesù ci domanda sono così esigenti che è quasi un riflesso inconscio quello di dimenticarcene. Vedete, quando una cosa è pesante, quando uno deve vivere un dolore forte, quando uno deve vivere una prova pesante, per poterla vivere, paradossalmente deve non pensarci. Se ci pensa troppo, è inchiodato da quel dolore o è inchiodato da quel problema. Noi usiamo molto questa tecnica nel cristianesimo, perché a volte il cristianesimo ci fa male, perché ci inchioda, non è una battuta, ci inchioda alla realtà, ci inchioda dentro alcune cose che fanno male, perché finché non le vivi e non le affronti ti fanno male. E così tendiamo a scappare un po' dalle cose anche più semplici, più essenziali, alla grammatica base del cristianesimo. E Gesù, parlando ai discepoli, parlando alle folle e anche a noi, rivolge queste parole essenziali. Se uno vuole venire dietro a me, cioè se uno vuole prendere sul serio la fede, se uno vuole essere cristiano, se uno vuole seguire quello che io sono venuto a annunciare in questo mondo, deve fare paradossalmente ed essenzialmente queste cose. Rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ecco, questi sono i tre punti che questa sera vedremo insieme. La prima fra tutte è uno dei più grandi fraintendimenti della storia del cristianesimo: rinunciare a se stessi. Noi siamo abituati a sentire la parola rinnegare, no? Se uno non rinnega se stesso, prende la sua croce ogni giorno, mi segua. Questo è quello che abbiamo sempre sentito. Ma tra rinnegare e rinunciare non c'è grande differenza. È una parola che ci fa molto paura, perché uno deve rinunciare a se stesso. E quando io ho perso me stesso, che cosa mi rimane? Che cosa vuole dire veramente Gesù? Perché se fraintendiamo questa parola, trasformiamo il cristianesimo in un masochismo di massa. Perché quando uno rinuncia a se stesso, nel senso che si uccide, si suicida anche soltanto interiormente o intellettualmente, compie qualcosa che gli fa assolutamente male. Quando invece uno dei tratti più importanti del cristianesimo è che tu devi preservare la tua individualità. Vedete, più ci avviciniamo a Gesù, più diventiamo noi stessi, non più smettiamo di essere noi stessi. Cioè, questo avvicinarci a Lui ci compie, non ci annulla. Se noi pensiamo che per stare in contatto con Dio, per avere una relazione con Dio, per prendere sul serio la fede, noi dobbiamo lasciare da parte chi siamo veramente, non abbiamo capito il cristianesimo. Quando Gesù sta dicendo di rinunciare a se stessi, non sta dicendo di smettere di esistere con la nostra storia, con i nostri desideri, con la nostra diversità, con quello che siamo, con quello che vogliamo. Guardate che tante volte Gesù l'abbiamo messo fuori dalle nostre case, fuori dalla porta della nostra vita, perché pensiamo che Gesù sia venuto a rompere le uova nel paniere. Perché noi pensiamo di desiderare qualcosa e arriva qualcuno invece che ci dice: no, no, basta, tu non desiderare niente, devi fare quello che ti dico io. E questo eseguire la volontà di Dio senza comprenderla è masochismo, è farsi male. Non è però quello che Gesù è venuto a dirci. Ma diciamoci la verità, quante volte abbiamo pensato che il cristianesimo è davvero questo? Quante volte, forse anche nella storia della Chiesa, è stato venduto così il cristianesimo? Cioè come uno smettere di essere noi stessi, un annullarci, un annichilirci. E quale amore è davvero così grande e così bello e così immenso e buono da annullare l'amato?
Fa tanto la vedova nera, no? Voi sapete che questo è un ragno particolare che una volta che si è accoppiato con il maschio, sapete cosa fa? Se lo mangia. Beh, concepire il cristianesimo così è un po' essere come la vedova nera. Dopo che abbiamo eseguito tutti i comandi del Signore, ci mangia, ci annulla. Ma ditemi, perché dovremmo trovare felicità in una cosa del genere? Forse dovremmo contestare una cosa del genere, forse dovremmo distruggere una cosa del genere, forse dovremmo bandire una cosa del genere. Ecco perché noi dobbiamo stare molto attenti quando la gente è arrabbiata con il messaggio cristiano o quando contesta il cristianesimo, perché ciò che contesta è una visione sbagliata del cristianesimo, che forse non è nemmeno chiara a noi stessi. Questa rinuncia a se stessi, ripeto ancora una volta, non è la rinuncia a ciò che siamo, ma a una malattia di cui tutti soffriamo, questa sorta di ipertrofia dell'io. Adesso lo spiego che cosa significa. Vedete, tutti noi a un certo punto ci ammaliamo di questo egocentrismo, che è un concentrarci talmente tanto su noi stessi da non riuscire a vedere nient'altro. Immaginate che la vita, la nostra storia, sia come un cadere nelle sabbie mobili. Se tu vuoi uscire fuori da quelle sabbie mobili, non devi guardarti nelle tasche, non devi raggomitolarti su te stesso. Più fai questa operazione di ripiegarti su te stesso, più in realtà stai affondando. Devi cercare qualcosa che è fuori da quelle sabbie mobili, qualcosa che sia diverso da te, che possa aggrapparti e tirarti fuori. Quando tu invece ti fissi troppo sul tuo io, cioè sul te stesso, in questo senso, che il mio dolore è il mio dolore, i miei desideri sono i miei desideri, i miei bisogni sono i miei bisogni, le cose che penso io sono le cose che penso io, le mie emozioni sono le mie emozioni. Uno a un certo punto pensa che il mondo sia quello. Uno pensa che tutto l'universo sia esattamente quello che io provo, quello che io penso, quello che mi fa piangere, quello che mi fa ridere. Sono talmente concentrato su un dettaglio da perdermi esattamente tutto il resto. Un proverbio dice che certe volte per guardare troppo un albero ci dimentichiamo della foresta. E questo è quello che capita a noi. Siamo talmente tanto a volte concentrati su noi stessi da non accorgerci più del resto dell'universo. Quando uno è così concentrato su se stesso, non riesce più a capire che cosa lo può salvare, che cosa lo può rendere felice. È ostaggio di quella schiavitù che l'Antico Testamento chiama Egitto. Ed è sottomesso a un faraone che è l'io. Questo significa, è una schiavitù. Quindi, in realtà, questo rinunciare a se stessi è una sorta di richiamo che Gesù fa a dire: non trovate, non cercate dentro voi stessi una via di uscita. Non concentratevi troppo su voi stessi. Permettetemi di essere anche un po' blasfemo, non voglio rovinare teologicamente però questa parola. È come se Gesù stesse dicendo: non vi prendete troppo sul serio. Chi si prende troppo sul serio non può essere mio discepolo. Chi pensa che quello che pensa lui è l'unica cosa intelligente al mondo non può essere mio discepolo. Chi crede che le cose che prova lui non le prova nessun altro non può essere mio discepolo. Chi pensa che il dolore che ha lui non ce l'ha nessun altro non può essere mio discepolo. Chi si rinchiude nei recinti del proprio io, punto e basta, non può essere mio discepolo. E questo è un lavoro importantissimo, vedete, perché sapete che cos'è questa concentrazione su noi stessi? È una forma di alienazione dalla realtà. Così come vi ho detto che uno fissa talmente tanto l'albero da perdere di vista la foresta, che cos'è questo? È perdere il contatto con la realtà. Non esistono più gli altri, non esiste più il mondo, non esiste più l'aria fresca che c'è questa sera, non esiste la neve, non esiste il sole, non esistono le stelle, non esiste qualcosa che è diverso da te. Immaginate che tristezza e che aria rarefatta può essere un mondo che viviamo in solitudine con noi stessi. Eppure questo è il mondo che tante volte scegliamo per anni, forse per intere esistenze. Certe volte così viviamo, ripiegati sulla nostra storia, su quello che ci fa male, su quello che vogliamo, sui nostri bisogni. Dice Gesù: vuoi salvarti? Metti da parte tutto questo e seguimi. Vedete, finché non intraprendiamo questo cammino di uscita dall'Egitto,
per andare verso la terra promessa. E che cos'è? Se l'Egitto è l'io, ricordatevi che la terra promessa è il tu. Il vero frutto della fede è che a un certo punto ci fa accorgere che esiste un tu, cioè che esiste qualcosa di diverso da me, qualcosa che, da cui io vengo e a cui sto, verso cui sto andando. Perché soltanto quando ci accorgiamo di questo tu cominciamo ad essere felici. E uno lo sperimenta anche banalmente dentro la propria vita. Trova una persona in cui si sente in sintonia, è aria fresca. Trova qualcuno che lo ama, è aria fresca. Trova un libro che gli piace, è aria fresca. Sente una musica straordinariamente bella, è aria fresca. È qualcosa di diverso, è qualcosa che si trova fuori da te, in cui tu devi entrare in relazione. Ora, immaginate di annullare Bach, Beethoven, Caravaggio, Victor Hugo, la Jorsenar, di annullare tutti i paesaggi dell'Abruzzo, di non vedere i cieli stellati che si vedono nel deserto del Sahara, e di barattare tutto questo per che cosa? Per la nostra fantasia, per tutte le nostre lucubrazioni mentali. Ma secondo voi questo ci può rendere felici? No. Siamo rinchiusi, siamo come in una gabbia. Allora, vedete, se c'è un lavoro che noi dobbiamo fare è rompere questa solitudine. Se c'è una cosa vera che dobbiamo fare è lasciare questa sicurezza, perché è una sicurezza. Lo so, è paradossale, ma certe volte le cose che ci fanno male sono talmente tanto mescolate con noi che a un certo punto abbiamo paura di lasciarle, perché ci danno sicurezza e perché ti costringono a metterti in un cammino che è precario. Sapete quante volte, anche scherzando, io dico, ma non era meglio quando Gesù Cristo non lo conoscevo? Ma non era meglio quando non avevo messo in discussione niente di tutta questa mia vita, mia esistenza? Perché poi alla fine mi raccontavo una bugia, pensavo che quella bugia era la verità e tiravo avanti. È droga, amici miei, non è felicità, non è una cosa che mi compie davvero. Allora preferiamo questa precarietà del cammino, questo metterci continuamente in discussione, questo uscire da questa solitudine. Chi vuole seguirmi deve rinunciare a se stesso. Lo traduco in maniera sana, che non significa rinunciare alla propria individualità, alla propria diversità, a ciò che è veramente, e rinunciare a questa solitudine totalizzante. Smetta di essere solo. Ecco, possiamo tradurlo così, questo versetto. Chi vuole seguirmi deve smettere di pensare che in quella solitudine può trovare salvezza. Ora, vedete, è molto difficile a volte riuscire a leggere questa solitudine, perché a volte possiamo vivere anche in mezzo a 100.000 persone ed essere soli, fare tantissime cose ed essere soli, essere continuamente occupati ed essere soli. Perché in realtà noi non ci stiamo relazionando con niente e con nessuno, al massimo stiamo usando tutto e tutti, stiamo ripiegando tutto all'io. Ecco perché innanzitutto questo tempo della Quaresima dovrebbe essere forse un tempo di silenzio, in cui ci fermiamo un attimo, chiudiamo la bocca, guardiamo la nostra vita e diciamo: che cosa sto facendo davvero? Io vivo solo? Ho rinunciato a questa solitudine per mettermi in cammino. È lì che dobbiamo trovare il nostro punto di partenza, in questa lealtà. Ma c'è il passaggio successivo, che è esattamente l'opposto, ma è esattamente un prolungamento di questo lato negativo. Prenda ogni giorno la sua croce. Ecco, noi tante volte siamo convinti che la nostra vita vale qualche atto eroico. Non riusciamo a capire che la chiave di volta è questa parola: prenda ogni giorno la sua croce. La profondità dell'amore è questo ogni giorno, è la fedeltà al quotidiano. Se noi non mettiamo in discussione la nostra routine, la nostra quotidianità, non c'è davvero cambiamento dentro la nostra vita. Il cristianesimo cambia la nostra quotidianità, non ci dà semplicemente il coraggio di fare una volta una cosa straordinaria. Il cristianesimo non ti chiede un martirio eroico. Gesù ci chiede innanzitutto di trasformare in maniera eroica la nostra quotidianità attraverso un'arma che è la fedeltà.
Perché se tu sei fedele e costante a qualcosa, è lì che avviene il cambiamento, è lì che avviene qualcosa che può cambiare in maniera sostanziale la tua vita. Ma se pensi che bastano mezz'ora di esercizi alla settimana per darti la salute, non hai capito nulla e devi stravolgere completamente il tuo modo di vivere, devi stravolgere la tua quotidianità. Gesù lo si capisce soltanto nell'ogni giorno, non nei fine settimana. Gesù lo si capisce soltanto quando lo metti dentro le cose che hanno a che fare con le tue giornate, anche nei momenti più banali, perché mettono in discussione quei frammenti di tempo dove molto spesso si gioca tutto. Ma noi non abbiamo strategia per la nostra quotidianità, non abbiamo strategia per le nostre giornate, non riusciamo a capire che l'importante nell'amore non sono quelle emozioni forti, no? Uno quando ama pensa sempre che l'amore sia qualcosa che è legato a questa emozione forte che ti dà una motivazione. Guardate che la profondità dell'amore è la fedeltà a ogni giorno, è la costanza, questo è l'altra faccia vera e profonda dell'amore, non le emozioni. Certo, ci sono quelle emozioni che non ti fanno dormire la notte e la mattina ti fanno svegliare leggero perché sei innamorato. Quella sì è una cosa importante, ma non è essenziale. Noi dobbiamo imparare la differenza tra una cosa importante e una cosa essenziale. La fedeltà di ogni giorno è una cosa essenziale. Il provare un'emozione forte è una cosa importante, ma non è essenziale. Ora, vedete, già questi due punti sono due punti in maniera catastrofici ma radicali. Perché se noi lasciamo la nostra solitudine e mettiamo mani alla nostra quotidianità, io vi invito solo per un mese a vivere così, vi accorgerete del cambiamento, di quanta realtà irrompe dentro la vostra vita. Se noi non cambiamo le nostre abitudini, se noi non cambiamo le nostre giornate, allora niente, niente, ma anche se Gesù risorge dai morti, quella cosa non ci riguarda, non ci riguarda assolutamente, perché diventa semplicemente uno sport del fine settimana il cristianesimo, non una cosa che mi rende felice ora e per sempre. Aspetteremo un per sempre, ma non sarà mai ora, non so se ci siamo capiti. Noi aspetteremo sempre qualcosa che poi non avremo mai, perché le cose o sono ora o non esistono. Per sempre, una cosa infinita, non è una cosa che inizia e poi non finisce più. Una cosa infinita è una cosa che riempie innanzitutto questo momento e poi trabocca in maniera definitiva. Ma è una cosa che ha a che fare con ora. Non può essere soltanto qualcosa che ha a che fare con domani. Chi vuole seguirmi rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce. Tante volte ho spiegato il concetto di croce, ve lo rispiego perché così non ce lo perdiamo di vista. Per uno studente che cos'è la croce? I libri, gli esami. Ma non perché sono qualcosa che ti fa male, sono qualcosa a cui tu devi rimanere inchiodato. Nel senso che quando tu sei inchiodato a quello che hai davanti in quell'istante, è lì che si sta giocando la tua salvezza. Ma se tu scappi dalla tua realtà, non sei cristiano. Se una mamma scappa dai figli, non è cristiana. Se noi scappiamo dalle cose che ci vengono messe davanti, se non ne rimaniamo inchiodati davanti a quelle cose, anche quando ci fanno male, anche quando non ci conviene, anche quando vorremmo fare altro, allora noi non capiremo nulla di che cos'è la realtà e continueremo a dire: io da grande farò il dottore, io da grande farò l'astronauta. Ho capito, ma tutto questo rimane semplicemente un sogno. Perché? Perché tu non sei inchiodato a quello che devi fare oggi. Ma oggi devo fare questo esame che non mi dice nulla, questo esame che è pesante, che io non so proprio perché devo fare questo esame, perché non riesco a capire il legame con quello che io veramente ho scelto, perché è lì che si gioca tutto. Ma io quando ho scelto di essere papà o di essere mamma non immaginavo che dovevo fare anche questo, che dovevo cambiare pure i pannolini. Vedete, ci sono delle cose che non convengono, non ci convengono. Non c'è convenienza dietro queste cose.
ma è rimanendo attaccati a quelle cose che poi otteniamo l'essenziale. Se noi scappiamo invece, se noi non capiamo che è esattamente da quella adesione alla croce, ripeto, definiamo croce la realtà che ci viene messa davanti. Perché una croce? Perché non è una cosa che ti scegli tu in maniera totale. Siamo nella Quaresima, no? Se tu dici domani farò digiuno, quello l'hai scelto tu. Ma se sabato non c'è il cibo perché non ti viene dato, quella non è una cosa che hai scelto tu. Ma se la vivi dignitosamente, vale molto di più del digiuno che tu hai scelto. Quando tu una cosa te la scegli, ognuno si sceglie quello che vuole, no? È come dire a Gesù, guarda Signore, io ti darò tutta la mia vita, darò per te ogni singolo frammento del mio tempo, della mia salute, delle mie cose. Poi arriva Gesù, sotto forma di moglie, di marito, di figli, di esami, si mette là davanti a te, eccomi. Vabbè, mo. No, questo no. Ma scusate, a che cosa gioco stiamo giocando? Cioè, ci vogliamo scegliere le cose. Se tu ti scegli le cose, allora non capisci che cos'è veramente la croce. Perché la croce è accettare questa imprevedibilità della realtà che c'è davanti e caricartela addosso sentendone una responsabilità. Sì, a volte anche il peso, ma ricordandoti che se accetti quel peso è perché sai che attraverso di quello tu stai diventando sempre più te stesso, ti stai salvando. Se tu scappi da quella responsabilità non sarai mai felice, sarai più leggero ma non felice. Allora che ce ne facciamo di essere felici, scusate, di essere leggeri ma di non essere felici? Terzo punto. Mi segua. Vedete, questo è il solito problema di noi cristiani, che vogliamo che Gesù segua noi e non il contrario. Che se noi entriamo in una cappella e andiamo davanti al Santissimo è per convincere Gesù a fare quello che noi ci siamo messi in testa. Allora veniamo qui e lo riempiamo di parole, di preghiere, di novene, di rosari, di sacrifici, per convincerlo che la nostra vita si deve compiere lì in quella maniera. È lui che deve seguire noi. Noi abbiamo deciso che quella cosa ci renderà felici, dobbiamo convincerlo assolutamente, anche Dio deve convincersi di questo. Il cristianesimo è esattamente il contrario. È dire che io seguo te, non tu segui me. Ecco perché non è semplicemente Dio che ascolta noi, ma innanzitutto noi che ascoltiamo Dio. Un cristianesimo senza l'ascolto di questo Dio non funziona. È che se noi ci stiamo educando man mano a leggere il Vangelo, è semplicemente perché abbiamo bisogno innanzitutto di ascoltare qualcuno, non soltanto di essere ascoltati. Certo, è importante essere ascoltati, ma innanzitutto ascoltare, ascoltare, ascoltare. Perché, per farvi capire a volte che sproporzione c'è tra le cose che domandiamo noi e le cose che Dio pensa per ciascuno di noi. È come se andiamo davanti a Lui e diciamo, per favore, guarda, io ho bisogno a tutti i costi di avere quel maglione perché mi piace un sacco, credo che mi sta benissimo. Poi io magari mi sento anche più a mio agio e quindi sto meglio con me stesso, e se sto meglio con me stesso riesco a stare meglio anche con gli altri e quindi sarò un portatore di pace. Quindi se sono un portatore di pace sarò figlio tuo. Ah, queste tutte invenzioni nostre, no? In cui teologia, no? Diventiamo bravissimi a trovare le scusanti per convincere Dio di qualcosa. E magari Dio sta lì in silenzio e vuole dire, senti, d'accordo per il maglione, però ti voglio dire una cosa. No, Signore, fammi finire sto discorso del maglione perché è importante, eh? Allora, ti dicevo, questo maglione io da sempre l'ho desiderato. Allora io dico, se ho desiderato da sempre questo maglione, forse perché tu avevi un progetto su questo maglione. È Dio che è lì fermo, che ci dice, fermati un attimo, ti devo dire una cosa più importante. Signore, non mi ami allora, perché se non mi ascolti non mi ami. Gesù, mi devi ascoltare. E allora continuiamo con questo maglione, caspita di maglione. E magari alla fine, mentre stiamo prendendo un respiro, Gesù ti dice, volevo semplicemente dirti che tu sei il re. Tu rimani il re. Tu ti stai preoccupando del maglione, io ti voglio dire che tu sei re. Cioè c'è una sproporzione immensa tra le stupidaggini che noi tante volte mettiamo davanti a Lui e quello che Lui veramente vuole dire a ciascuno di noi. Perché se uno è il re, ditemi, che cosa gliene importa di che marca di maglione porta addosso? È il re. Ora,
Facciamo la traduzione di questo in maniera più concreta. È come se Gesù continuamente vuole dire a ciascuno di noi: sei amato, io ti amo, sei più grande di quello che pensi. E noi invece continuiamo a, vorrei dire una parolaccia, ma continuiamo a rincitrullire il Signore con le nostre parole. Mi segua, ecco, il terzo elemento di questa ricetta che Gesù ci dà. Siamo noi a dover ascoltare Lui, non il contrario. Poi magari possiamo dire anche qualcosa noi perché è giusto che sia così, ma non possiamo far diventare il nostro parlare una maniera per azzittire Dio, perché questo non è cristianesimo, è usare invece Dio. Infatti, dice sempre il Vangelo di Luca, chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la salverà. Con questo tentativo che immenso che noi facciamo di voler salvare tutto, alla fine perdiamo tutto. Vedete, qui c'è la nostra presunzione e la nostra umiltà. È come se entrate in una palestra, c'è un personal trainer, ovviamente se sta lì per un motivo, è per aiutare te a fare bene palestra, per fare bene in maniera sana quegli esercizi. E tu che cosa fai? Entri con l'intento di fare un bel fisico, no? Entri con l'intento di uscire lì dopo un anno stravolto, in salute, però non domandi niente a nessuno e fai tutto da solo. E dopo un anno che cosa hai raccolto? Ernie, dolori, problemi alla schiena. Dici, ma io ero entrato lì per questo motivo, hai voluto fare tutto da solo. Se tu invece avessi messo in gioco quel tempo, secondo le mie istruzioni, avresti trovato una soluzione. Cioè, se tu ti fossi affidato a un personal trainer, forse un anno dopo effettivamente potevi raggiungere tutto questo. Questo è ancora un colpo, una coltellata che Dio vuole dare, che Gesù vuole dare alla solitudine. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la metterà in gioco per amore mio, dice Gesù, la salverà. Vedete, siamo sempre davanti a una scelta. Vogliamo continuare col fai da te? Prego, se siete felici, ditemi la ricetta, vengo anch'io a vivere così. Ma se non siamo felici, per favore, fermiamoci un attimo, proviamo a fare diversamente. Io non conosco tutte le soluzioni, non conosco tutti i modi di vivere giusti, eccetera, ma proviamoci insieme, mettiamoci in ascolto insieme. Tentiamo insieme un'alternativa, non teniamoci il fai da te punto e basta, perché questo l'abbiamo sempre fatto, è da 50 anni che facciamo così. Proviamo diversamente. Possibile che sembra che stiamo sempre allo stesso punto? Sì, perché inevitabilmente a un certo punto cominciamo a isolarci e quella solitudine torna a diventare il nostro centro, la nostra maniera di vivere. Ma ecco, arriviamo a un punto nodale del Vangelo. Infatti, a che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Beh, se prima abbiamo detto che quando si è troppo concentrati su se stessi ci si aliena dalla realtà, è vero anche il contrario però. Se tu ti concentri troppo sulla realtà, a un certo punto perdi te stesso. Cioè, se tu pensi che il fare, l'avere, sono delle cose totalizzanti dentro la tua vita, a un certo punto tu non sai più chi sei. D'accordo, ti sei laureato, sei felice? No. D'accordo, ti sei sposato, sei felice? No. D'accordo, hai 3 figli, sei felice? No. Ma c'è qualcosa che non funziona allora. A che cosa serve che hai tutto questo se poi hai perso te stesso? Guardate che è una domanda seria, è una domanda radicale. Perché noi sempre pensiamo che se avremo tutte quelle condizioni, allora è sicuro che saremo felici. Poi ce le hai tutte e dice non funziona. È come andare al cimitero, tagliuzzare tanti cadaveri, no? Crearsi il corpo perfetto con le braccia di Tizio, le gambe di Caio, il cuore di quest'altro, il cervello così, mettere tutto insieme e dice perché non vive? Perché non vive? Ho scelto tutto alla perfezione. La nostra vita è un cadavere assemblato con tutte cose che abbiamo scelto noi, che però non vive.
è lì davanti a te, dice: ho messo tutto, gli ingredienti stanno tutti là, sono sommati, adesso li ricontrollo un'altra volta, sì sì ci stanno, sono tutti lì, perché non sono felice? Perché hai perso te stesso. Perché se è vero che se sei troppo concentrato su te stesso sei fuori dal mondo, è pur vero che se sei troppo concentrato sul mondo hai perso comunque te stesso. Vedete, Dio è uno che ti ridà la giusta distanza da te e dal mondo intorno a te, in modo tale che il mondo intorno a te non ti schiacci e che tu non ti schiacci da solo. Ecco perché noi abbiamo bisogno di Dio. Perché Dio ricrea dentro la nostra vita quella proporzione che noi non riusciamo a raggiungere da soli, perché cadiamo o da una parte o dall'altra, o da una parte o dall'altra. Mi piace sempre portare l'esempio di chi sta in equilibrio. Vedete, rimanere in equilibrio su una fune non è una questione statica, cioè non è che uno sta fermo e non cade. Deve oscillare. In questa oscillazione, un po' da una parte, un po' dall'altra, rimane in piedi. Beh, questo è il cristianesimo. Certe volte dobbiamo andare un po' più su noi stessi e certe volte un po' più nel mondo. In noi stessi non c'è una ricetta unica e definitiva, capite? È movimento. Lo sapete qual è la parola che traduce il fatto che noi siamo cristiani? Credente. Credente a casa mia è un verbo. È un verbo, indica un movimento, non una cosa ferma. Noi non siamo dei creduti. O dei cretini, scusate. Siamo dei credenti, cioè è un'azione che sta accadendo e che durerà tutta la nostra esistenza. E certe volte dobbiamo scappare dall'Egitto, certe volte dobbiamo scappare dalle valli piene di latte e miele dove siamo andati a finire. È così. È ritrovare equilibrio fra queste due cose. È un lavoro costante, continuo. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde o rovina se stesso? E poi il Vangelo si conclude con, ma mi piacerebbe dire con una nota personale, forse con una, forse con un rammarico anche di Gesù, no? Vedete, al di là del fatto che i Vangeli sono scritti da altre persone che ovviamente rielaborano i fatti secondo anche una logica, non sono semplicemente la trascrizione di un episodio. Mi piace leggere in quest'ultima parte l'umanità di Gesù. Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. È come se Gesù si sentisse ferito dal fatto che noi ci vergogniamo. Lo sapete perché ci vergogniamo? Perché vivere tutte le cose che ci siamo detti è come essere dei pesci che devono nuotare controcorrente. Inevitabilmente tu diventi segno di contraddizione, perché il mondo va per un'altra direzione. Il mondo non funziona come vi ho spiegato io. Il mondo va esattamente al contrario. E quando tu prendi sul serio questo, inevitabilmente diventi segno di contraddizione. E se diventi segno di contraddizione, ti senti solo, non sei più la massa. Diventi autonomo, nel senso che emergi, ma se emergi sei anche più solo rispetto agli altri. È più rassicurante dire: ma il mondo va così, ma tutti fanno così. Lo fanno tutti. Si è più tranquilli quando si è una massa. E Gesù invece dice: smettete di essere massa e cominciate ad andare controcorrente. Quanti? Boh, non lo so, forse su 100.000 ne sceglierà 3 che vogliono che vadano controcorrente. Ma è per amore di quei 3 che il cristianesimo è valido e che il mondo si salva. Perché quei 3 sono stati fedeli a quello che Gesù ha messo dentro il loro cuore. Ecco, immaginate che il Signore stia dicendo a ciascuno di noi: non vergognatevi più di me e delle mie parole e delle cose che io vi ho insegnato. Non abbiate paura di viverlo, anche se il mondo va al contrario, anche se vi faranno i sorrisini e vi diranno: ancora ste cose, domanda. Non ha capito che così se lo mangiano? Lo sappiamo che vivere in una certa maniera è un po' essere anche mangiati dalla società. Che non andare avanti per gomitate significa a volte a rimanere all'ultimo posto. Ma a che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso? A che cosa serve vivere una vita nei primi posti per poi arrivare alla fine della vita e non avere nulla? Perché hai perso tutto? Vedete,
È la continua memoria di chi siamo veramente che ci permette di vivere dignitosamente questo momento della nostra storia. Se noi ci dimentichiamo chi siamo e verso dove stiamo andando, allora ci adeguiamo alla mentalità mondana. Se invece ci ricordiamo chi siamo e verso dove stiamo andando, siamo capaci anche di andare controcorrente. Se sei figlio di un re e vai a finire in un bassifo, in una borgata, bassofondo di una delle nostre città. Allora, il problema è questo: potresti vivere adeguandoti all'ambiente o mostrando chi sei veramente, quella nobiltà di cui tu sei figlio, anche lì, quando tutti agiscono e vivono in maniera diversa. Ecco, non per snobbare, non per essere diversi. I cristiani non godono nell'essere diversi, anzi, se ci possiamo evitare questa cosa, forse anche meglio. Diffidate da quelli che ostentano il cristianesimo. Diffidate da voi stessi quando volete ostentare il cristianesimo. Perché Gesù, deve essere intuito dagli altri, malgrado noi. Diceva un grande scrittore: parlate poco di Gesù, ma fate in modo tale che molti vi domandino di lui. Che cosa significa questo? Che è la nostra vita, il nostro modo di vivere che poi diventa veramente quell'evidenza, no? Quel modo di vivere che mette in discussione, che crea domande, no? Che salva il mondo poi alla fine. Io penso che quando Gesù è morto, che quando quel giorno si è caricato di quella croce insieme a altri malfattori ed è salito verso il Calvario, Gerusalemme era rimasta una città distratta, la gente stava lì, guardava questi malcapitati, ma così come si guarda con curiosità un qualsiasi malcapitato. Il commercio è andato avanti, le persone hanno continuato a fare i loro affari, gli amanti hanno continuato a baciarsi, i bambini a giocare in mezzo alla strada. C'è un'indifferenza, no? Intorno a questo Gesù che attraversa Gerusalemme. È nella nostra immaginazione che noi pensiamo che a un certo punto c'è un'apnea di un'intera città perché sta passando quest'uomo. Ma chi era quell'uomo? Uno azzittito dai poteri forti, dai sacerdoti del tempio e dai politici, che arriva lì e viene fatto fuori, punto. Ci può dispiacere un po', no? Ma dietro tutta questa indifferenza invece si stava consumando la storia della salvezza. Perché vi sto dicendo questo? Anche se ci sentiamo addosso l'indifferenza del mondo e della società, sappiate che questo non toglie nulla alla nostra missione e alla nostra testimonianza di cristiani, anche se nessuno si accorgerà lontanamente di quello che abbiamo fatto, se nessuno accenderà mai un riflettore sulla nostra storia, se nessuno scriverà mai di noi, se nessuno prenderà appunti dei nostri sacrifici, dei nostri tentativi. Sappiate che in quel nascondimento si sta prolungando la salvezza che Gesù ha portato nel mondo. Noi non cerchiamo visibilità, cerchiamo la sostanza delle cose. Quindi non lasciamoci ingannare, invece, in un'epoca in cui si esiste perché si appare, anche se nessuno si accorgerà di noi, non toglierà nulla al cristianesimo e a quello che Gesù è venuto a insegnarci.